Un saluto come sempre ai nostri telespettatori, ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma anche delle 8 televisioni che ci permettono su digitale terrestre di raggiungere le 6 regioni del centro-sud Italia. Oh, come sempre, un saluto da Paola Malfi, dalla nostra redazione, da Pianeta Basket TV, ma anche da Andrea Esposito. Quinto appuntamento della quarta stagione di Chiacchiere da Basket, il rotocalco sportivo settimanale di Pianeta Basket TV, che si occupa del basket a livello campano in particolare, ma con uno sguardo anche a quello nazionale, per carità, dalla Serie A fino al campionato di Serie C Gold. Quindi un ampio excursus di circa 45-50 minuti, nel quale cerchiamo naturalmente di parlare del basket campano in particolare, ma di approfondire anche alcune tematiche che sono care al basket a livello nazionale, perché no, anche internazionale. Qualche volta spaziamo anche nell'Eurolega. Insomma, 45 minuti da appassionati, da grandi, grandissimi appassionati, direi, della palla e spicchi, e poi anche naturalmente da divulgatori dell'informazione. Vado a salutare Andrea Esposito, mio Ciao collaboratore, naturalmente Paolo, collaboratore. bentornati a tutti i nostri amici da casa e sul web. Oh, un saluto anche a Luigi Cocco che è in redazione, lo salutiamo, sempre prezioso collaboratore, lo avremo in trasmissione anche nelle prossime settimane. Però devo andare a salutare anche l'ospite di questa prima parte della nostra trasmissione, che sarà dedicata soprattutto come duopo, come d'abitudine, al campionato di Serie A. La prima parte ci occupiamo appunto della massima serie del basket al maschile. Vado a salutare un caro amico del basket campano, un caro amico personale, un caro amico di Pianeta Basket TV, naturalmente, il general manager della Giva Vascafati, Gino Guastaferro. Ciao Gino. Buongiorno, buongiorno a te Paolo e a tutti voi. Allora, con Gino Guastaferro naturalmente parleremo del campionato di Serie A e in particolare della sua creatura, la Giva Vascafati, ma anche naturalmente la Gevi Napoli Basket, e approfondiremo naturalmente le tematiche inerenti al campionato di Serie A. Però direi subito di dare i numeri e quanto è successo nel quarto turno del campionato di Serie A con i risultati e la classifica. A te, Andrea. Sì, Paolo, quarto turno che ha visto Reggio Emilia cadere ancora in casa per mano di Varese 81-87, Trieste perdere anch'essa tra le mura amiche contro Tortona 60-88, Sassari torna alla vittoria in casa contro Trento 81-76, così come Brindisi rimonta su Brescia 82-81, la Reer Venezia batte Milano 77-69, così come fa Napoli in overtime in quel di Pesaro 97-99. Per quanto riguarda poi la Giuova Scafati, c'entra la sua prima vittoria in casa con Verona 92-87 e poi per chiusura la Virtus Bologna batte Treviso 97-71. La classifica vede a punteggio pieno soltanto a questo punto Virtus Bologna e Tortona per via della sconfitta di Milano, che è agganciato insieme a Venezia a 6 punti. A 4 un grande gruppone di squadre, tra cui anche la Gevi Napoli Basket. A 2 punti Reggio Emilia, Scafati, Verona e Treviso, ancora al palo Trieste. Allora, Gino, cosa hanno detto queste prime 4 giornate del campionato? Noto che le squadre che fanno le coppe fanno molta fatica a reggere il ritmo anche in campionato. È capitato anche alla Super Corazzata Milano, quindi vuol dire che le coppe e il giocare le coppe hanno sicuramente ancora un'influenza, nonostante la lunghezza dei roster. E poi, in termini di classifica e di risultati, cosa hanno detto questi primi 4 turni? Vabbè, sicuramente sta iniziando a delinearsi una classifica più o meno legata a quelli che sono gli investimenti fatti per le squadre. Dicevi una cosa giusta, che è quella là che al momento quelle che stanno soffrendo di più sono le squadre attrezzate per le coppe, ma credo che questo è un problema che poi più andiamo avanti e più si ridurrà, nel senso che poi i roster sono lunghi e quindi una volta che entrano i meccanismi per gestire le gare, diciamo, della Serie A e quelle delle coppe, credo che le cose si mettano a posto. Per quanto ci riguarda, siamo contenti della vittoria di domenica, però per noi la classifica è bugiarda perché avremmo dovuto avere altri 2 punti in quella classifica, visto come è andata a Brescia. Però ormai prendiamo atto di quello che è successo e speriamo che per la fine dell'anno questi 2 punti non saranno troppo penalizzanti per noi. La squadra che ti ha più impressionato, a parte le corazzate Bologna e Milano e Tortona in questo avvio di campionato, è quella da cui ti aspettavi di più? Quella che mi ha meravigliato per continuità è Tortona, sinceramente.
perché poi le altre, voglio dire, la Milano, Bologna, Venezia, sono roster, diciamo così, importanti, e quindi è logico che sono quelle le squadre di punta del nostro campionato. Però sicuramente Tortona si è riconfermata il secondo anno di Serie A, e quindi, voglio dire, non è stato facile. D'altronde la società è strutturata benissimo e quindi i risultati si vedono. Allora, parliamo nel dettaglio di Scafati. Bella vittoria, ancora in esilio al Palabarbuto. A proposito, i lavori al Palamangano, ce la fate con giocare con Varese lì al Palamangano? Stiamo provando a fare di tutto per riuscirci. È chiaro, è molto difficile perché i lavori da fare sono tanti, però si sta procedendo alacremente. Le ditte si alternano in continuazione al palazzetto. Adesso, al di là della parte strutturale, stiamo aspettando che vengano giù i tecnici della Bertelé per l'ultimo step, che è quello là di adeguare i tabelloni elettronici alle tecnologie necessarie per la Serie A. Speriamo nel miracolo per il 6 novembre, altrimenti credo che dopo la pausa della nazionale sicuramente ritorneremo alla Palamangano. Allora, bella vittoria, buono l'inserimento di Logan, vittoria convincente contro una squadra, Verona, che ha dimostrato anche senza Selden di essere una squadra solida che gioca un buon basket. Voi eravate senza Harry, una vittoria importante con un Logan che ha già fatto vedere le sue potenzialità. Insomma, credo qualcosa di positivo che veniva appunto dopo l'amara delusione per l'inopinata sconfitta contro Brescia. Credo che indubbiamente meritavate, come dicevi tu, qualcosa in più a Brescia, lo avete ampiamente dimostrato contro Verona. No, ci fai l'analisi della partita? Sì, sicuramente l'abbiamo affrontata benissimo e non era scontato, perché ci portavamo addosso questa scimmietta di Brescia che insomma ci faceva temere un inizio non brillantissimo. Forse qualche cosina si è anche notato nel primo quarto, un po' imballati, un po', come dire, tesi, perché effettivamente le scorie di quella partita ci sono restate attaccate per un bel po', almeno per il primo quarto. Poi invece c'è stata una grande reazione, specialmente dal punto di vista mentale, perché abbiamo iniziato a giocare bene in attacco e in difesa, a stare sul pezzo. Sicuramente tutti i giocatori hanno dato un contributo. È chiaro che all'inizio anche i quintetti non erano proprio, il nostro quintetto non era proprio il solito ben strutturato, per l'assenza di Henry, per le cattive condizioni di Stone, tant'è vero poi alla fine mi sembra che dalla panchina, sul risultato finale dalla panchina sono venuti 60 punti, però è chiaro perché Rossato non è partito, è partito da lì, Logan lo stesso, che sono stati, diciamo così, due trascinatori. Rossato costante in tutta la partita, hanno fatto tutti quanti una buonissima partita. Poi è chiaro che c'è stata la parte finale dettata dal professor Logan, da Rossato e direi anche da Landi, quelle due bombe ha sancito un po' il risultato e quindi ha tenuto botta al rientro di Verona, che è un'ottima squadra, ben allenata da Alessandro Ramagli. Per quanto riguarda i roster, sono molto simili e si equivalgono, perché è vero che loro mancava Selden, a noi Harry, e stavamo in cattive condizioni con Stone. Quindi effettivamente poteva essere una partita dal risultato incerto. Noi invece abbiamo messo tutta la nostra capacità, la panchina ha gestito benissimo tutti i momenti e finalmente è arrivata questa vittoria. Logan, 22 punti e 6 assist, mi sembra un più che degno biglietto di presentazione, tenendo conto che ha giocato praticamente neanche l'intera partita, ma a spicchi, insomma, proprio perché Rossi sta cercando di inserirlo gradualmente, no? Assolutamente sì, ma il dato più importante non sono i 22 e i 6 assist che ha fatto, ma di questi 22, 15 li ha fatti nel quarto quarto, cioè quando poi veramente le partite contano. Quindi a dimostrazione del fatto che lui, oltre ad essere un grande giocatore da un punto di vista realizzativo, è anche un giocatore che conosce bene e sa gestire i momenti, diciamo così, più di tensione all'interno di una partita. Ovviamente per questo colpo va ringraziato sicuramente la proprietà, con a capo Nello Longobardi, con Enrico, che hanno, è il coach, ma anche Givova e Rossano, che hanno voluto in questo modo dare un ulteriore
diciamo così, segnale di quanto vogliano e vogliamo restare in Serie A e non essere una meteora. Assolutamente. A te, Andrea, analisi tecnica e domanda a Gino Guastaferro. Sì, Paolo, volevo chiedere a Gino Guastaferro innanzitutto quanto è contento di questo approccio alla Serie A del giocatore simbolo di questa Gipova che è Riccardo Rossato, no? Che incarna un po' il progetto di crescita negli ultimi anni che poi è sbocciato con la promozione dell'anno scorso e questo impatto con la Serie A. E poi volevo chiedere a Gino l'impatto anche che stanno avendo due giocatori importanti nelle rotazioni e negli equilibri della squadra come De Laurentiis e il già citato precedentemente Landi, che stanno dimostrando comunque di reggere bene il parquet al piano superiore. Sì, allora parto dalla fine, nel senso che qualcuno ha storto il naso quando poi abbiamo riconfermato gli italiani, però mi fa piacere che invece la pattuglia di italiani che abbiamo sta tenendo botta in maniera egregia. De Laurentiis, ma anche Monaldi, Gangi stanno facendo hanno un buon impatto sulle partite. Landi, che è l'unico arrivato nella pattuglia degli italiani, si sta dimostrando un giocatore tatticamente molto importante perché è un quattro tiratore che apre il campo e quindi è una pedina importante nello scacchiere composto da coach Rossi. Per quanto riguarda Rossato, beh, che dire, Rossato ormai è scafatese di adozione, gli abbiamo rinnovato il contratto, i biennali di volta in volta. Un giocatore su cui puntiamo molto, era un giocatore che voleva fortemente la Serie A e sta dimostrando di poterci stare. Non mi meraviglierebbe se per la fine dell'anno possa arrivare per lui qualcosa di più gratificante, perché è veramente un ragazzo d'oro che ci tiene e si impegna in maniera esagerata. Il bello di lui è che come dire, è importante su due lati del campo, cioè lui dà veramente una grossa mano sia in attacco e ancora di più in difesa. Quindi un Assolutamente. Allora andiamo messaggino con al Gino. CT Pozzecco, no? Mi pare di aver capito. Andiamo un po' più in avanti quello che succede, però onestamente non mi meraviglierebbe. Allora andiamo col futuro. La trasferta di Trento è importante, credo Gino. Poi la partita in casa con Varese, poi ci sarà la sosta, come dicevi tu, con la nazionale. Due match importanti contro due squadre un po' diverse, però parliamo approfonditamente di Trento. Trento che è impegnata tra l'altro in Coppa, ha questo Lockett, Crawford, poi c'è questa coppia di italiani futuribili, appunto, che sono Flaccadori, Spagnolo. In E spagnolo poi forno. naturalmente l'esperto Forrai, Atkins, Grazulis, che è un altro giocatore molto utile, atipico, un po' come Landi, un giocatore che sa tirare molto bene anche dal perimetro. Una trasferta lunga e insidiosa sotto tutti i punti di vista, no, penso, Gino? Partiamo dalla lunga, nel senso che veramente è una delle trasferte più impegnative da un punto di vista logistico. Quindi già questo mette un carico. Oltretutto Poi giocherete sì, alle 4, giocate alle 4, è un alle orario 4, sì, insolito. un orario un po' insolito. Abbiamo già giocato contro Milano alle 4 al Palabarbuto, però in trasferta vediamo come va. Ovviamente è una partita che noi vogliamo portare a casa a tutti i costi, ormai ci siamo mentalizzati che dobbiamo assolutamente aggredirlo questo campionato, andare con la faccia e il carattere giusto per affrontarlo. È una squadra impegnativa, è molto difficile, è effettivamente una trasferta complicata. Molin è sicuramente un ottimo allenatore, ma il roster, come dicevi pure tu, ha talento attraverso Flaccadori, Spagnolo, che stanno facendo e dando un contributo fortissimo, l'esperienza di Toto Ferrai, Udom, insomma, è veramente un bel roster, anche la parte, diciamo così, straniera del roster è importante. C'è stato questo ritorno di Lockett che si è trovato benissimo già in precedenza a Trento. Quindi è una partita difficilissima, veramente difficilissima. Se riuscissimo a fare il colpaccio e a muovere anche la media inglese, sarebbe per noi un grandissimo risultato. Però mi rendo conto che è molto difficile.
Andrea, a te una domanda ancora, poi concludiamo il discorso su Scafati, passiamo a Napoli, dai. No, io più che altro volevo chiedere una curiosità. C'è stato diciamo, un impatto, abbiamo detto, importante per quanto riguarda gli italiani confermati dall'anno scorso più Landi. Mentre i giocatori che avete acquistato diciamo, nel comparto straniero, c'è qualcuno che sai che ha un potenziale in più e che ancora non ha dimostrato? Vabbè, sicuramente sì, nel senso che mi aspetto, ma sono sicuro che succederà, anche perché lo ha già dimostrato in campionato, seppur in queste poche partite, che è Lamb, Doron Lamb, per me è un giocatore che ha dimestichezza col canestro e che oltretutto, anche se non è in questo momento la nostra punta, è sicuramente il giocatore che permette agli altri di giocare meglio perché le squadre avversarie tatticamente lo stanno bloccando, raddoppiando. Quindi questo chiaramente produce l'effetto che lui non segna tantissimi punti, però di contro lo stesso Rossato e gli altri esterni ne stanno traendo beneficio. Poi per quanto riguarda il resto dei giocatori americani, sono tutti insomma bravissimi ragazzi. Abbiamo chiaramente Stone che è un leader nato, però io mi aspetto sicuramente miglioramenti da parte di Thompson, che tecnicamente è un buon giocatore, però pretendiamo da lui che insomma ci mette più aggressività, più grinta. Perché se mettesse anche questo, aumenterebbe il suo potenziale di una buona percentuale. Gino, allora concludendo il discorso su Scafati, in questo momento che percentuale dai ai tifosi scafatesi di poter giocare contro Varese al Palamagno? Perché li sentivo domenica quando sono venuto a vedere la partita con Verona, tutti quanti sperano fortemente di rientrare a casa, tra virgolette, dai. Guarda, mi sento di dire un 50 in 50 perché sono tante le variabili, essendo moltissimi i lavori da fare, molte cose da definire. Io direi un 50 in 50, in modo tale che, come dire, penso di essere onesto e non illudere nessuno. Poi è chiaro che stiamo veramente facendo di tutto per riuscire. Lo immagino, ho visto anche Patron Longobardo particolarmente determinato, vogliamo tornare a casa, ma è giusto che sia anche per la gente, anche perché di domenica pomeriggio fare 42, 84 km, 42 all'andata e 42 al ritorno per i tifosi non è una cosa molto molto semplice. Poi in una zona particolare come quella di Fuorirotta, nel quale la domenica convergono molte rappresentazioni musicali ed altro, insomma il traffico è congestionato, non è facile sicuramente, è veramente No, non molto è molto difficile. facile Passiamo. Paolo, però al di là di tutti questi aspetti, di queste problematiche, abbiamo vinto un campionato, ci siamo meritati di giocare la Serie A al Palamangano e quindi vogliamo tornare nella nostra casa, ovviamente. È giusto che sia. Passiamo a Napoli. Napoli ha vinto una buona partita. Io direi una partita molto preziosa per la classifica, perché non sarà facile vincere a Pesaro. Ha vinto dopo un overtime, quasi sempre ad inseguire gli avversari. Ottima prova di Howard, ma anche naturalmente di Agravanis, questo pivot che a cui scadrà il contratto tra un po' e sarà un enigma. La sua riconferma o meno. Andrea, andiamo un po' con i numeri di questa partita, poi qualche domanda la facciamo anche a Gino su Napoli. Sì, Paolo, Napoli è stata molto brava ad essere concreta nel quarto periodo, cosa che non sempre è riuscito di fare anche l'anno scorso. Una rimonta, il parziale del punto dell'ultimo quarto 23 a 16 che ha permesso a Napoli di centrare l'overtime che poi ha equilibrato tutta la partita e una supplementare anch'esso deciso soltanto negli ultimi secondi. Per quanto riguarda i numeri personali dei ragazzi di coach Buscaglia più interessanti, sicuramente Jordan Howard che sta dimostrando di essere quel giocatore dal talento offensivo più costante ad oggi nella pattuglia azzurra, lo dimostra la continuità al tiro, tira tanto ma tira bene, 5 su 12 dal campo, altra prova forse quella di conferma per David Michinot che aveva giocato bene quella precedente contro Reggio Emilia e si è erbissato anche in quel di Pesaro e poi la coppia di lunghi, Jacory Williams e Agravanis, 17 punti per l'ex Trento e 19 per il greco, che forse sembra essere ancora con la valigia in mano, non si sa ancora, sarà un interrogativo da dipanare nelle prossime settimane.
hanno dimostrato comunque la bontà, tutto sommato, del roster di Napoli, che sta riuscendo anche a bilanciare un Robert Johnson ancora molto molto opaco. Solo 2 punti in 28 minuti. Sì, Johnson è un po' in questo momento il giocatore più in difficoltà, appunto come dicevi tu, soltanto 2 punti in 28 minuti sono davvero pochi per un giocatore a cui è stata data praticamente la responsabilità di essere molto pericoloso, soprattutto dal perimetro. Napoli quindi vive un buon momento, ripeto, questa è una vittoria preziosa che andrà molto a essere molto utile nel futuro, perché vincere a Pesaro non sarà assolutamente facile per nessuno contro l'Epecia e la sua ottima squadra. Oh, in bocca al lupo a Tambone di Pesaro, che purtroppo si è fatto molto male proprio contro Napoli, una frattura al radio che lo terrà probabilmente lontano dai campi un bel po'. Quindi in bocca al lupo naturalmente a Tambone di Pesaro. Gino, cosa pensi di Napoli, di questa squadra quasi totalmente rinnovata e io direi molto somigliante alla mentalità di Buscaglia, una squadra operaia nel quale tutti danno il loro contributo e tutti cercano di dare il massimo? Assolutamente sì, è un ottimo roster che rispecchia, come dicevi tu, la filosofia di Maurizio Buscaglia. È sicuramente una squadra composta da ottimi giocatori giovani, specialmente nei, diciamo così, nei piccoli, e poi, insomma, è tanta roba che i lunghi portano a casa quasi 40 punti di bottino, e per cui insomma, possiamo dire che Napoli è molto equilibrata in tutti i ruoli. Ci si aspettava, sì, effettivamente qualcosa in più da Johnson, però teniamo conto che comunque siamo agli inizi e sono giocatori poi di talento che sicuramente vedremo più esplodere più avanti. E un'altra cosa che dicevi tu giustamente è che la partita vinta a Pesaro è una grande vittoria che varrà sicuramente tantissimo in un'ottica finale, perché non credo che molte squadre andranno a vincere a Pesaro e quindi poi fare parte di questo gruppo di squadre, diciamo così, di media bassa classifica per individuare il gruppone vuol dire tirarsi subito fuori un po' dal pantano. Assolutamente, adesso domenica arriva Trieste al Palabarbuto ancora in serata alle 20. Trieste che è un po' la Cenerentola del campionato. Che pensi? È veramente la squadra più debole in questo momento o con più problemi quella triestina allenata da Legovic? Al momento sì, onestamente, anche sia da un punto di vista di roster che di guida, seppur voglio dire Legovic è un giovane rampante, però onestamente il fatto che lui sia giovane e di avere una squadra potenzialmente non eccelsa, chiaramente la fa soffrire. Per cui sicuramente resta e sarà una di quelle là che dovrà lottare con i denti per cercare di mantenere la categoria. Voi avete avuto Gaines l'anno scorso con voi, un giocatore che se in striscia diventa molto pericoloso, però se non in giornata diventa un po' una palla al piede, lo sta dimostrando un po' anche a Trieste, molto alterno nel rendimento, un giocatore dalle grandi, grandissime potenzialità. Poi c'è Peker, c'è Davis che però non sta bene, ha un problema anche egli alla mano, e poi insomma questo Bartley, per il resto insomma il roster con Bossi fa un po' fatica insomma, però c'è questo Sì, Gaines che si sente. hanno fatto anche dei cambi all'inizio della stagione, voglio dire, sul Spencer sotto filigrana. canestro, sì. Esatto, quindi sì, per quanto riguarda Gaines, lo conosciamo benissimo, chiaramente a Scafate, ottimo giocatore, sicuramente grande realizzatore, ma come dicevi tu, un po' altalenante, con noi che doveva essere, diciamo così, il giocatore, che doveva fare cose incredibili, alla fine si è ritrovato forse l'unica volta nella sua carriera a fare 0 punti pur giocando più di 30 minuti con noi nei playoff, e quindi sì, è un grandissimo giocatore, un grande realizzatore, però ha il problema dell'up and down, per cui fino a che non si stabilizza nel rendimento può essere un problema. Andrea, analisi tecnica del confronto con Trieste, la Cenerentola del campionato, tra l'altro l'unica squadra che non ha neanche vinto una volta. Sì, Paolo, il problema principale che salta all'occhio di Trieste è la sterilità offensiva. Abbiamo detto prima di Gaines contro Tortona, 0 su 8 dal campo e i 5 punti segnati tutti alla lunetta.
Questo attacco, se la rete media è il 14esimo nella lista della LBA, e questo comporta anche una difficoltà nel gestire il pallone, i pochi assist ne sono una conferma. Napoli deve essere brava, secondo me, ad attaccare Frank Gaines, perché ovviamente facendo spendere molte energie in difesa, d'altro canto, nell'altra metà, forse la parte del basket più congeniale a lui può andare più facilmente in difficoltà. E poi Napoli deve essere brava, così come fatto con Pesaro, a servire bene i propri lunghi, perché l'asse play pivot di Napoli può essere una carta importante da giocarsi in partite come questa, senza dimenticare che si torna al Palabarbuto. Sappiamo che il Palabarbuto sin qui è stata un aiuto importante sia per Napoli che per Scafati, possiamo dire questo, però tornare a casa dopo una vittoria in trasferta dà un boost ancora più importante. Allora andiamo col prossimo turno, poi facciamo l'ultima domanda e lasciamo Gino giustamente al suo compito di organizzare al meglio la trasferta di Trento, la lunga trasferta di Trento, come giustamente si sottolineava. Effettivamente io sono stato, insomma, lì su è difficile arrivare, perché comunque con l'aereo poi devi fare un po' di treno, un po' di bus, insomma, non è, siamo dall'altra parte dell'Italia, effettivamente, quindi non siamo dietro l'angolo. Andiamo al prossimo turno, dai, velocemente. Di Paolo, quinto turno che vede due anticipi, quello di Sassari, ospitare appunto Banco di Sardegna, Virtus Bologna e Brescia-Pesaro. Le gare domenicali si parte il pomeriggio con Trento-Scafati, appunto, Varese-Treviso, Tortona-Venezia, Milano-Verona, Reggio Emilia-Brindisi e in serata alle ore 20 Napoli-Trieste. Ricordiamo che appunto Scafati giocherà alle 16 a Trento e Napoli giocherà invece in serata con Trieste al Palabarbuto alle 20. Gino, l'ultima domanda, più che altro una considerazione. Domenica ho visto ancora un allenatore in campo dall'altra parte delle tribune, che il grandissimo, gli voglio troppo bene, Nello Longobardi, che ha incitato la squadra come un ultra per tutti e 40 i minuti. È veramente la spina dorsale ancora di tutto lì a Scafati. È intramontabile Nello Longobardi per passione e capacità. Assolutamente sì, sono più di 30 anni che la pallacanestro a Scafati è nelle sue mani, ha una passione infinita e vulcanico, quindi è chiaro che, come dire, trasmette la sua passione, si vede proprio nel guardarlo quando segue le partite, però voglio sottolineare il fatto che lo fa con grande competenza ed è sicramente uno che di pallacanestro ne capisce, ha investito tanto ed è pure giusto che poi alla fine resti come dire, l'artefice principale, se non unico, dei successi di Scafati. Bene, allora Gino, io devo ringraziarti, ti abbiamo strappato l'organizzazione di una trasferta che non è semplice, l'organizzazione di tante cose. Ti ringraziamo, ringraziamo sempre anche l'ufficio stampa nella persona di Antonio Poglioso, carissimo collega, ma anche, devo dire sinceramente, fraterno amico. Grazie a tutti voi di Scafati, in bocca al lupo per Trento. Viva il lupo e grazie di tutto. Grazie, ok, grazie a Gino Guastaferro. Tra poco, seconda parte della nostra trasmissione. Oh, rimanete, perché c'è la Serie B la C-Gold. Tra un po', a tra poco. Andiamo con la Serie B, Andrea. Qui le campane stanno cercando di fare al meglio il loro inizio di stagione, però andiamo con i risultati del girone D e anche naturalmente la classifica relativa. Purtroppo nessuna campana a punteggio pieno, del resto c'è solo una squadra a punteggio pieno nella classifica che è il Ruvo di Puglia, quindi non è che insomma siano messe poi tanto male le campane, per carità. Assolutamente no, e tra poco entriamo nello specifico. Andiamo con ordine ai risultati del quarto turno che hanno visto Caserta in casa battere 3 in Taranto in una partita molto importante, 83-68. La Luis Roma Maramaldeggio su Sala Consilina 98-65. Cassino perde in casa per mano di Roseto, che sta tornando una squadra importante anche dal punto di vista dei risultati, 61-72. Nelle gare, nell'ultimo anticipo del sabato, la Virtus Areghi Salerno del nostro ospite di settimana scorsa, Pino Corvo, batte in casa Monopoli al fotofinish 80-79. Nelle gare domenicali, il derby campano tra Parterre Pesantanti e Pozzuoli ha visto i padroni di casa della GECO avere la meglio 88-64, Teramo battere Bisceglie 70-63 e
In casa, Ruvo di Puglia continuerà la sua striscia ai danni dell'altra ex ormai squadra a punteggio pieno, la Delfes Avellino 82-69, e poi Pescara infine battere Corato a domicilio 58-71. Come dicevi bene tu in apertura di questa seconda parte, soltanto Ruvo di Puglia a punteggio pieno dopo quattro partite, però a sei punti ci sono ben due squadre, anzi tre squadre campane, Sant'Antimo, Avellino e Salerno. Insieme con Bisceglie a tamponare proprio Ruvo di Puglia. A quattro poi un gruppone molto nutrito di squadre, tra cui a capitanarlo c'è la Juve Caserta, a 0 punti Sala Concellina, Corato e Pozzuoli. Bene, allora, per quanto riguarda il giudizio generale sulla classifica, direi molto bene Avellino, Salerno e Sant'Antimo che dimostrano di essere la punta dell'iceberg delle formazioni campane. Caserta è in bella rimonta, ci fa molto molto piacere. Purtroppo ancora in difficoltà Sala Consilina e Pozzuoli, ma si sapeva, sono due squadre molto giovani. Sala Consilina è una neopromossa. Avevamo già detto all'inizio di stagione che sarebbero state le due compagini ad avere maggiore difficoltà in questo campionato, e questo si sta confermando. Per quanto riguarda i risultati, Caserta ha ottenuto una bellissima vittoria, l'hai detto giustamente anche tu, perché ha battuto una delle corazzate del campionato con Drigo. Il giovane Cioppa è sperduto in evidenza, bella vittoria per coach Luise e la sua squadra. Salerno ha fatto bene, anche se ha sofferto, ma l'aveva detto Pino Corbo, Monopoli è una buona squadra, con Zucca però e la Quintana sugli scudi ha avuto la meglio sulla formazione pugliese. La Delfes Avellino invece ha perso la sua prima partita, non aveva però ancora carenza, Eli Antonio ha cercato di fare il possibile, però si è perso, ma non fa nulla perché Avellino rimane, ripeto, una buonissima squadra in grado di ben figurare, lo hanno detto anche gli allenatori ospiti della nostra trasmissione nelle precedenti puntate. Sant'Antimo ha avuto la meglio largamente su Pozzuoli, però ripeto, gli obiettivi credo che siano diversi per entrambe le formazioni. 5 uomini in doppia cifra per Sant'Antimo, anche se ai tiri liberi è andata maluccio la squadra di Gandini, però insomma vittoria netta sulla giovanissima Pozzuoli. Infine, Sala Consilina ha perso ancora, Gheie non è bastato con i suoi 27 punti, anche Sala ha qualche difficoltà, però ripeto, squadra molto giovane, tranne Gay, anche inesperta per la categoria, quindi ci sono ampie scusanti per la bella realtà costruita da coach Paternoster. Quindi direi un turno che ha ancora dimostrato che secondo me Sant'Antimo, Avellino e Salerno possono ambire veramente a far bene in questo torneo. Oltre alla permanenza in Serie B, potrebbe arrivare qualche altra sorpresa. Caserta, con l'arrivo di Visentin ha quadrato il cerchio ed è una squadra comunque che secondo me anch'essa rimarrà tranquillamente in Serie B. Per Sala Consilina e Pozzuoli, sinceramente, è difficile la stagione e vedremo cosa succederà. Il tuo giudizio, Andrea? Paolo, l'acquisto di Visentin per Caserta era un po' quello che serviva per completare un cerchio che la squadra in estate era ben costruita, però c'era quella percezione che mancava qualcosa. Quel qualcosa è prontamente arrivato e i risultati si stanno iniziando ad intravedere. Con l'andare del tempo, secondo me, sarà molto difficile andare a vincere lì a Caserta. Per quanto riguarda le tre squadre a 6 punti, lo dicevi tu, sono le tre squadre che già partivano con qualcosa in più, lo stanno dimostrando sul campo. Se Sant'Antimo settimana scorsa aveva dato l'impressione di lasciare un po' dei punticini per strada, se li è presi con gli interessi nel derby con Pozzuoli. Per quanto riguarda Avellino, secondo me è la squadra tra le campane che ha quel qualcosa in più. E poi Salerno, settimana scorsa Pino Corvo aveva detto che stava sondando il mercato dei lunghi, il lungo esperto è arrivato. Abbiamo fatto il post in settimana sui nostri profili Facebook ed Instagram, e approfitto per invitare tutti a seguirci anche sulle altre piattaforme. E questo può dare una mano ancora più sostanziosa a Salerno sotto canestro. Sì, sicuramente con l'arrivo di Birindelli Salerno ha quadrato un po' il cerchio ed è secondo me, insieme con Sant'Antimo ed Avellino, la squadra che darà maggiori soddisfazioni. Attenzione però ancora a Caserta, perché Caserta con l'arrivo di Visentini è una squadra quadrata e potrà fare molto molto bene. Quindi queste quattro squadre secondo me non avranno grandi difficoltà a rimanere nel campionato di Serie B. Da qualcuna però di queste mi aspetto, in particolare probabilmente da Avellino, Sant'Antimo e Salerno, anche forse sperare in fondo
qualcosina in più, visto che quest'anno c'è qualche promozione in più in A2, chissà che non venga una bella sorpresa, eh. Ripeto, per Sala Consilina e Pozzuoli c'è da fare un discorso diverso. Sono state fatte scelte diverse, sono squadre molto giovani. Vediamo insomma cosa possono raccogliere in questo campionato. Speriamo che tutte e sei le squadre campane riescano a rimanere nel campionato di Serie B. Questo è il miglior auspicio che possiamo fare. Per il prossimo turno, Andrea, c'è questo derby subito sabato sera ad Appala del Mauro tra Avellino e Caserta che promette scintille e spettacolo. Lo andremo a seguire sicuramente. Poi Sant'Antimo ha una trasferta difficile a Bisceglie contro Dip, Drone e una squadra con Borsato di buonissimo livello. Le trasferte in Puglia sono sempre molto difficili. Salerno va anch'essa in Puglia a Taranto, quindi si scambia praticamente gli avversari con Caserta. Taranto fra le mura amiche con il trio di argentini Bruno Corral e Sena è sempre molto difficile da affrontare. Pozzuoli affronta al Pala Monteruscello, al Pala Trincone di Monteruscello, la corazzata del campionato in questo momento, Ruvo, di Ghersetti, Burini, Ammannato, Diomede e compagni, una vera e propria squadra costruita per il salto di categoria, mentre invece c'è Roseto che ospita Sala Consilina, una partita pare dal pronostico chiuso, però non si sa mai, speriamo in un miracolo dei salernitani di Paternoster, no? Assolutamente sì, Paolo. Giusto per completare il discorso sul quinto turno, hai elencato tu gli impegni delle campane. Andiamo anche con le altre partite, quindi Monopoli, Luis Roma, Teramo, Corato e Pescara, Virtus Cassino. Bene, allora voglio vedere questo derby tra Avellino e Caserta. Mi piace molto. Sabato alle 20:30 al Pala del Mauro, vediamo insomma cosa succede. Una partita molto, molto interessante. Poi ripeto: le trasferte di Salerno e di Sant'Antimo in Puglia sono test importanti per assaggiare le rispettive possibilità. Quindi vediamo cosa succede. Bene, molto interessante questa Serie B. Speriamo che le campane riescano a fare molto, molto bene. Scendiamo nell'ultima categoria che andiamo a esaminare, il campionato di Serie C Gold, Campano, Lucano, Calabrese. Qui in testa alla classifica, dopo 3 turni, sono rimasti ancora Salerno, Angri e Marigliano. Però diamo i risultati, dai. Sì, Paolo, Salerno, Angri e Marigliano, come dicevi tu, ancora a punteggio pieno le uniche, sin qui. Per quanto riguarda il terzo turno, Marigliano avere la meglio proprio su Benevento, forse il match di cartello della giornata 76-62, quindi un punteggio anche abbastanza netto. Salerno avere la meglio su Caserta 86-77, Lamezia su Mondragone, sempre in casa 75-70, così come Rende sul CB Napoli 82 67, Angri avere la meglio sul PSA Basket Campus 85-54 e Forio abdicare largamente su Potenza 50-160. Purtroppo questi punteggi lo sappiamo, non è che fanno proprio benissimo. Una nota statistica, tranne Forio, tutte le gare casalinghe vinte appunto dai padroni di casa. Il quarto turno vede come doppio anticipo il primo del sabato pomeriggio tra Sant'Antimo e Forio alle 16:30, posticipo della sera tra CB Napoli e Salerno. Le gare della domenica pomeriggio Mondragone, Marigliano, Benevento, Rende, Potenza, Lamezia, Caserta, Angri. A proposito di CB Napoli, molto positivo l'esordio del nipote di Manu Ginobili, Franco Ginobili, del 1999, ha segnato già 19 punti, ha dimostrato di essere un giocatore proiettato verso categorie superiori. CB Napoli che andrà sicuramente a rinforzarsi, per ora è una squadra molto molto giovane, nelle prossime settimane potrebbe arrivare qualche novità importante per disputare un campionato di medio-alta classifica. Sabato prossimo derby importante proprio per lo stesso CB Napoli giovanissimo di Jenny Di Lorenzo, perché arriva la corazzata Salerno alle 20 al Palatec di Giuliano. Sarà sicuramente una bella partita, un bello spettacolo anche per lo sport e di grande amicizia tra le due società. Con questo concludiamo il discorso sulla pallacanestro giocata. Andrea, non ci rimane altro che dire ai nostri telespettatori chi siamo e che cosa facciamo. Dai. Assolutamente sì, Paolo, l'abbiamo già fatto a più riprese. Invitiamo i nostri amici da casa a sostenerci e a supportarci anche sugli altri profili social legati a Pianeta Basket TV, la pagina Facebook ufficiale e il nostro profilo Instagram. Detto questo, noi oltre ad andare nel centro d'Italia su 8 TV, siamo anche presenti su YouTube, quindi invito tutti ad iscriversi al nostro canale Pianeta Basket TV, dove trovate ovviamente oltre a chiacchiere da basket tutti i nostri focus
pre e post giornata, oltre a altri approfondimenti che verranno nel corso del campionato, sempre molto importante, con due squadre campane in Serie A, una Serie B d'alto livello e la Serie C con. Sì, assolutamente, vi invito anche io a iscrivervi al canale YouTube Pianeta Basket TV, perché è un canale che è un canale di servizio, non trasmette soltanto questa trasmissione, ma anche servizi, notizie. E poi iscrivetevi anche alla pagina Facebook, seguiteci anche sulla pagina Facebook, sempre piena giornalmente di qualche notizia, di qualche approfondimento sulla Serie A, sulla Serie B, sulla C-Gold. Insomma, seguiteci con attenzione perché Pianeta Basket TV è un insieme di iniziative lodevoli. Grazie Andrea, grazie ai nostri telespettatori, grazie alle TV che ci promozionano sul digitale terrestre. Noi torniamo sempre, se lo vogliate, fra 7 giorni. E come dico sempre a tutti quanti, ormai da 30 anni e più, buon basket a tutti. Ciao! Ciao!